Un giorno di spensieratezza, una parentesi di serenità e normalità per bambini orfani profughi della guerra in Ucraina. Amici di Lombardia Notizie Online, siamo a Leolandia, il parco di divertimenti in provincia di Bergamo, che ha offerto una giornata speciale a 55 bambini ucraini orfani attualmente ospitati nei centri di accoglienza della Bergamasca, in particolare a Rota di Magna, Bedulita e Pontida. Si tratta di bambini provenienti da un orfanotrofio non lontano da Mariupol, quindi al centro del conflitto in corso. L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie all'intervento dell'assessore regionale alle infrastrutture, che si è attivata per ottenere permessi e autorizzazioni insieme ai sindaci dei tre paesi coinvolti. Ascoltiamo l'assessore regionale, il presidente del parco e il sindaco di Pontida. Assessore, come è nata questa iniziativa di solidarietà? Ma è nata da un'interlocuzione, anzi da un confronto assolutamente spontaneo con il presidente Ira e il suo staff in occasione dell'inaugurazione. Si sono messi da subito a disposizione per accogliere i bambini laddove fosse necessario, ed è effettivamente poi stato necessario, poiché sono arrivati questo centinaio di bambini distribuiti su tre comuni della Bergamasca, Rota di Magna, Bedulita e Pontida, bambini che provengono da un orfanotrofio, che vanno da una fascia d'età dai 4 ai 17 anni, e quindi a me è parso naturale, al presidente Ira altrettanto da padre, di mettere a disposizione il parco per fare in modo di regalare loro questa giornata veramente di felicità. Insomma, un giorno speciale in un momento per loro difficile, poiché è vero che vengono da un orfanotrofio, ma sempre lontano da casa sono. L'accoglienza è stata meravigliosa nei tre comuni, ma devo dire che questa è la ciliegina sulla torta rispetto a un'esperienza e a un periodo molto difficile che questi bambini stanno attraversando. Insomma, noi lombardi siamo generalmente, soprattutto i bergamaschi, tacciati di essere un po' chiusi, poco accoglienti. In realtà siamo la terra della solidarietà e appunto dell'accoglienza. Lo dimostra per esempio il fatto che a Pontida questi bambini siano stati accolti addirittura dall'abate, nell'abbazia, e che tutti i paesi, i tre comuni, Rota, Bedulita e Pontida, si siano praticamente mobilitati. Io, quando ho chiamato i sindaci per chiedere loro se serviva qualcosa, mi hanno detto no, guarda, abbiamo tutto, perché la gente si è veramente mobilitata e ci fa avere ogni cosa. Quindi veramente abbiamo fatto sentire questi bambini orfani, quindi senza famiglia, che provengono da un paese in guerra, veramente, veramente a casa. Hanno trovato non due genitori, ma tantissimi genitori pronti ad accoglierlo, e oggi un parco intero a loro disposizione per farli divertire. Presidente Ira, qual è il significato di questa bella iniziativa? Beh, come sempre Leolandia è a servizio dei bambini. In particolare siamo sempre stati molto solidali, molto attenti ai bambini che hanno problemi, che soffrono, eccetera. In questo caso, da subito, proprio al primo giorno dell'inizio della guerra, l'abbiamo studiato e abbiamo dato subito una disponibilità di massima a incontrare i profughi ucraini ed essere loro solidali, pensando proprio alle sofferenze che questi bambini avrebbero ricevuto con il trauma della guerra. Sindaco di Pontida, cosa rappresenta questa iniziativa e come procede il sistema di accoglienza dei bambini ucraini a Pontida e nei comuni della Bergamasca? L'iniziativa è l'aiuto concreto che si vuole dare a questi ragazzini, a questi bambini che scappano da una guerra e che tutti si sono detti disponibili ad accogliere, ma poi effettivamente qualcuno materialmente lo deve fare. Noi ci siamo detti disponibili da subito, in accordo con gli altri sindaci della Val di Magna. Abbiamo accolto il gruppo dei bambini più piccolini, dai 4 ai 7 anni, all'interno del monastero di Pontida. Quindi un grazie anche all'abate che ha partecipato a questa iniziativa. Come amministrazione diamo tutto il supporto possibile in termini amministrativi e aiutiamo i volontari, che sono veramente quelli che gestiscono il gruppo e che lo aiutano in tutto, dal mangiare a dormire, a prepararsi, ad aiutare per la scuola. Stanno imparando un pochino l'italiano, adesso li inseriremo un po' anche all'asilo, al creestivo, per essere pronti di circa 7 ad iniziare la prima elementare a settembre di quest'anno. Per i bambini una giornata di gioia che allontana almeno per qualche ora il ricordo di esperienze traumatiche. Con questo è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social.